Grande giorno del ritorno di Nicola Gerbic. Il coach è stato presentato in conferenza stampa e non ha nascosto la sua emozione. Ne ho fatte diverse esperienze di questo tipo, di rientrare nel palazzetto dove avevo giocato, allenato e devo dire che adesso dopo 2 anni che ero fuori in Polonia, rientrare in Italia qua ha un sapore particolare. Rientrare qua dove ho iniziato da allenatore sicuramente è un buon inizio, diciamo, di tornare da dove sono partito. Ho avuto la fiducia di presidente 7 anni fa, quando non ero, dal punto di vista di esperienza da allenatore, proprio non ero nessuno. E quindi è partita lì la mia avventura, diciamo, da allenatore. Adesso devo dire che sono sempre io come persona, ma come allenatore sono un po' diverso, un pochettino migliorato, e devo dire che spero solo di riuscire a trasmettere quello che sono riuscito a trasmettere ai miei giocatori di Polonia, a farlo anche qua. È chiaro che alcune cose io devo aggiustare, avendo diversi giocatori con caratteristiche diverse, devo applicare una tattica un po' diversa. Cosa più importante è riuscire a far capire ai miei giocatori che devono sacrificare un po' il proprio individualità al servizio della squadra, perché è squadra quella che vince. Ma se tu perdi come squadra, è inutile che fai 45 punti. Per cui secondo me noi dobbiamo avere questa mentalità di vincere come squadra e di perdere come squadra. Poi capire perché. Eventualmente, se si perde, perché si perde, è cercare di lavorare con serenità su quelle cose lì, avere l'apertura mentale di provare sempre a migliorarsi. Perché se tu pensi di se stesso che sei un prodotto finito, che non puoi migliorare più, che ti accetti così come sei, è una mentalità molto chiusa che a me non piace. E chissà con chi ce l'aveva Nicola Gerbic, che comincerà a lavorare già dalle prossime settimane con la squadra. Ma intanto è stato svelato anche un succoso retroscena su questo contatto che ha riportato il coach a Perugia dopo 7 anni. E ne ha parlato il presidente Gino Sirci, che ha usato anche una bella metafora, ha parlato di Perugia, città d'amore. Quello che è il valore della città sono le persone. Nicola Gerbic è tornato perché aveva dei rapporti umani ancora forti e, se vogliamo dire, attivi in questa società. Primo fra tutti Bino Rizzuto. Eppure Bino Rizzuto con le sue relazioni cosa ha fatto? È riuscito a far valere quello che è, diciamo, la persona. Tanto è che E quindi a far valere quelli che sono i rapporti, quello che è, diciamo, a far valere, a far ricordare quella che, diciamo, è stata, diciamo, il clima, l'ambiente che c'è a Perugia, di gente normale, gente, voglio dire, di cuore, gente che, voglio dire, appassionata e che se ti può fare del bene, te lo fa del bene e che non si vuole far pagare per. In questo contesto io vorrei che passasse a questa, diciamo, conferenza stampa diciamo, il paragone, no? Il termine Perugia città d'amore, perché è l'amore che vuole esprimere dai nostri tifosi, che mai una parola contro un'altra squadra, mai, quindi questo è amore, dai nostri dirigenti, che voglio dire. Anche se si svegliano in ritardo, poi magari fanno tornare qui un allenatore che aveva vinto un botto di roba in Polonia, con 2 anni di contratto. Questa persona ha preso e è tornata, quindi evidentemente anche questo è amore. Perché non è che questo qui tornava perché gli davamo di più, eh? Perché anche lì prendeva un botto di soldi. Il signor Nicola Gerbic è tornato perché stava bene. Quindi l'amore che esprime, diciamo, l'entourage, ancora se lo ricordava.